Cioè Don Valeriano per le confessioni, che sarebbe bello anche avvicinarsi al sacramento della confessione. Avete sto confessionale così di lusso. Ma sempre qui stessi peccati però. Buongiorno e buona festa a tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci accostiamo al clima di festa riconoscendo nell'altro la capacità di incontrare il Signore e pertanto prima di celebrare i divini misteri riconosciamo i nostri peccati e per riscoprire la bellezza dello stare insieme. Confesso a Dio e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, e Dio che onnipotente nell'amore perdoni il nostro peccato e ci conduca alla vita e alla gioia eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, gloria, gloria
in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Gloria, gloria. Che nel santo abate Mauro hai offerto alla tua Chiesa un modello di perfezione evangelica, concedi anche a noi che viviamo tra le vicende di questo mondo di aderire con cuore indiviso alle realtà del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Se qualcuno desidera accostarsi al sacramento della confessione, c'è Don Valeriano disponibile nel confessionale. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele disse a Saul: «Lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte». E Saul gli rispose: «Parla». Samuele continuò: «Non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va, vota lo sterminio quei peccatori di Amalecchi, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e ha fatto il male agli occhi del Signore?» Saul insisté con Samuele: «Ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli Amalecchi. Il popolo poi ha preso del bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore tuo Dio a Galgala». Samuele esclamò: «Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici, quando l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione e la ribellione è colpa Tarafim l'ostinazione, poiché ha rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re». Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli della tua casa, né capri dei tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole li getti alle spalle?
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Alleluia! La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore. Salutato Gesù Cristo. Salutando Marco, Don Marco e tutti quanti voi, lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità di ricucire anche tutti i ricordi, anche la mia vita, no? Io mi chiamo Don Aniello, quindi per la forte devozione dei miei genitori a San Daniello di... è il comune di Pisciotta, quindi del comune di Pisciotta, così non entriamo in conflitti. Ecco. E poi oggi mi sovviene, vedendo anche questa bella celebrazione con la presenza dei pellegrini, il ricordo dei miei nonni che venivano sia a San Mauro e sia a San Nazario, perché erano di Santa Barbara i miei nonni paterni. E allora è come se ritornassi un poco ad abbeverarmi alle origini di quello che è stata la formazione nella mia famiglia, no? E poi il fatto che ci siate voi pellegrini mi fa pensare alla grande realtà del cristiano. Siamo tutti pellegrini. Che cosa significa essere pellegrini? Veniamo anche dall'Epifania, veniamo anche dalle nostre storie private, familiari. Pellegrino significa ricercatore di Dio. E si ricerca Dio anche attraverso l'ausilio, l'aiuto di chi l'ha ricercato prima di noi e l'ha trovato. Oggi abbiamo questo grande santo, non solo da amare, ma amare che cosa significa? Significa anche conoscerlo. Se c'è un cortocircuito nella nostra società che ci diciamo cristiani senza conoscere Cristo, ci diciamo devoti senza conoscere la vera vita dei santi, ci leghiamo al nome, ci leghiamo forse alla tradizione, al ricordo. E allora è stata questa l'occasione bella per ricordare a me chi è il nostro caro e grande San Mauro. E tra tutte le storie che mi raccontavano da bambino c'era la storia che ho ricercato nella novena del
la terza strofa, perché è la più affascinante, no? Questo Mauro che cammina sulle acque perché San Benedetto gli ha detto: guarda, c'è Placido che sta annegando, e vai e salvalo. Però poi dopo la fin fine abbiamo letto anche l'episodio di Marco. Quando nel Vangelo si parla di un Gesù che cammina sulle acque, significa una sola cosa: si parla di colui che ha il potere sul male. Quindi San Mauro, orientato da che cosa? Da una regola d'oro, che non è solo quella di San Benedetto, perché era alla scuola di San Benedetto, ma la regola d'oro di ogni cristiano è una, è il Vangelo. Ecco, abbiamo, grazie al Vangelo, la capacità di essere dominatori sul male. Ecco che, come si domina il male? Uno, facendoci veramente abitare. Abbiamo vissuto da qui a qualche giorno la solennità del battesimo di Gesù. Che cos'è il battesimo? È lasciarsi abitare dall'azione dello Spirito. La prima lettura ci indica che quando non assecondiamo lo Spirito vogliamo essere onnipotenti, vogliamo essere i potenti della terra, e nella nostra piccolezza vogliamo essere i presuntuosi nelle nostre vite, abbandonando che cosa? Il consiglio di Dio, no? Che è uno dei sette doni dello Spirito Santo. La prima operazione che bisogna fare probabilmente è quella che ci richiamava il Vangelo di ieri. Sì, voi avete desiderio di andare alle cose belle, concetto di bellezza, di interiorità, ma non abbiamo gli strumenti. Cosa ci chiede il Signore? Ieri ce l'ha detto: stare con Lui. La scelta dei genitori o di chi ha indirizzato San Mauro a stare con il maestro Benedetto era una scelta ponderata, bella. Affidare a chi ha la possibilità di introdurre nella vita dello Spirito, ecco, quella persona diventa maestro, diventa oggi nella società, diventa l'adulto. Se c'è un problema di fondo è che non ci sono più adulti. L'adulto che cosa fa nella società? Dà il consiglio. L'adulto che cos'è? È quella persona stabile quando io sono instabile. Il bambino perché si rivolge all'adulto? Perché ha bisogno di quella fermezza. Ecco perché io vado da Benedetto, ecco perché poi Benedetto va dal Signore, perché tutti siamo un poco instabili. Tanto è vero che secondo me il concetto di santità è proprio questo: diventare una persona stabile, una persona che pone la sua stabilità, le sue fondamenta su quella che è la regola d'oro del Vangelo. Se no facciamo la fine di Saulo, no? Però ci sarà chi ha precisato: meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Allora l'obbedienza al Signore, l'obbedienza significa anche far leva su quelle regole principali di vita che possono aiutarci. Se c'è, probabilmente, se parliamo di regola, dovremmo parlare anche del contrario. È una vita sregolata, non abbiamo più ordine. Direbbe San Benedetto: custodisci l'ordine nella tua vita e l'ordine poi sarà, ti custodirà, no? Ti darà quell'alveo dove tu dirigere i tuoi passi. Noi siamo in un tempo di confusione, siamo in un tempo di indecisione. Siamo in un tempo dove oggettivamente c'è tanta paura, basta svegliarsi al mattino e non sai veramente dove indirizzare il tuo passo. Allora ecco che il Signore viene, ci incoraggia, ci sostiene. Lui è ancora con il ricordo al Santo Natale, è il Dio con noi, ci invita a stare con Lui, vi ricordate ieri, no? Venite, vedrete, poi ti interpella. Ecco la vita del cristiano. Non è che devi rimanere sempre allievo. Un giorno sarai chiamato anche tu ad essere quel discepolo che accompagna gli altri nella ricerca di Dio. E questa è la comunità parrocchiale, dove ci sono persone più avanti che si dicono credenti, che non con l'occhio del pregiudizio ma con l'occhio della misericordia, invece di contrastare tu diverso da me, diventano gli accompagnatori, vedete? E allora Mauro, da discepolo, diventa colui, maestro, abate, colui che ci accompagna. Allora chiediamo al Signore veramente di vivere questo processo nella nostra vita. Ecco, desiderio di stare con Lui, desiderio di imparare, desiderio di inquadrare la nostra vita nell'ambito di un'obbedienza, ma non quella cieca, quella che ti dice devi fare così.
poi arriverà il giorno in cui la nostra chiamata si trasformerà in una risposta. Sì, eccomi, lo è stato alla Madonna, lo è stato a San Benedetto, lo è stato a San Mauro, lo è per noi. Noi non siamo dei meri esecutori della volontà di Dio, noi siamo coloro che partecipano alla volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? Quanto è brutto, mi dovete credere, quando sento, purtroppo ci sono anche qui, no, degli ammalati importanti, se da fa volontà di Dio, torna lì. La volontà di Dio mica significa che Dio vuole che soffra. Quello è connaturale a che cosa? Alla nostra umanità. Si sa che bisogna nascere, si sa che chi è più fortunato ha una buona salute, chi è meno fortunato ha una cattiva salute, si sa che bisogna morire, questo lo sappiamo, questa è l'imponderabilità, nessuno sa la sorte della propria vita, però sappiamo come viverla, questo sì. Allora Dio non è che mi obbliga a vivere veramente i suoi ordini, ma mi chiede di condividere il suo regno di salvezza e di gioia. Noi siamo destinati alla felicità, e la felicità è camminare sulle acque e avere, capite, la bellezza di dominio sugli altri e sulle scelte, scegliere il bene al di sopra di ogni altra realtà negativa che è il male. Io me lo auguro. Per noi significa allora vivere con decisione la nostra scelta evangelica, sentirci più genitori, sentirci più preti, e allora avere anche il coraggio di essere, ve lo posso dire, in contraddizione con il mondo. Il cristiano non deve entrare in questo circuito, come va il mondo. Noi siamo luce per il mondo. Noi siamo sale che deve insaporire il mondo. Allora ecco che la santità diventa veramente espressione di bellezza. Ma non importa, non siamo capiti. Va bene, ma non è che un genitore, avete mai visto un genitore che è capito dai propri figli? E non credo che neppure Don Marco è capito dalla sua comunità, perché se è così è veramente un santo sacerdote, a me non mi capiscono mai. Allora capite, non esiste, come in una coppia, Trani, ci lasciamo perché siamo incompatibili di carattere, ma perché, scusate, esistono caratteri uguali? No, esiste l'accoglienza, esiste il cammino insieme, esiste il sacrificio, esiste l'amore. Esiste il supporto ed esiste la misericordia, ma soprattutto che cosa esiste? Esistiamo noi. Se c'è una caratteristica che dobbiamo recuperare è la nostra umanità, non una umanità che guarda sempre prettamente verso il basso. Oggi il caro Mauro ci invita a guardare verso l'altro. L'atteggiamento che mi porto dietro dalle vacanze natalizie è l'atteggiamento, ho imparato una cosa, l'atteggiamento dei santi maggi. Guardano verso l'altro, l'alto, per guardare meglio l'altro. Se io guardo sempre verso la terra, che cosa ci potrà essere? Divisione, discordia, tu devi tenere meno di me. È quello che vediamo quando apriamo un giornale, quando leggiamo i contatti su Facebook, quando ci svegliamo al mattino e guardiamo il telegiornale. Questa è chi guarda verso la terra guarda questo. Se noi invece guardiamo verso l'altro con quei valori che sono regolati, mo ci vuole, regolati dal Vangelo, possiamo capire che l'altro è mio fratello. Se no Gesù non avrebbe insegnato a noi il termine padre. Che bello. Guardate, ci sono tante religioni, ma noi abbiamo una grande caratteristica che ci fa abbattere ogni distinzione, ogni paura, ogni esitazione. Quello di avere Dio come padre e quindi sentirci fratelli tra noi. Ecco, più che avversario fratello, più che nemico fratello, diventa così. Allora se tu hai la capacità di capire che quello è tuo fratello, allora che fai? Lo ami, è mio fratello, ma ha sbagliato, ma è mio fratello. Vedete, ci sono delle attenuanti nel giudizio. Se invece noi lo vediamo come avversario, lo vogliamo far soccombere, non mi interessa, lo mettiamo da parte. E poi un'altra caratteristica del nostro essere fratelli, che è proprio di questo tempo della Chiesa, dove Papa Francesco ci invita, ha fatto anche quella bella e anche sentita intervista ieri sera, non so se l'avete vista con Fazio, però la caratteristica più bella è l'ascolto. Però sapete che come ascoltiamo noi gli altri? No, io dico più ragione di te, non stai ascoltando. Oh sì, parli, ma io sono convinto delle mie posizioni. Ma questo non è ascolto.
L'ascolto è, ti ascolto, ma lo sai che tu mi hai arricchito quella posizione, anzi, che è proprio contraria alla mia, ma probabilmente la più aderente alla realtà che stiamo vivendo. Se viviamo veramente questa capacità di ascolto, potremmo trovare, non le soluzioni, potremmo trovare quelle strategie che invece di farci vivere l'inerzia. Il cristiano di oggi che cosa vive? Vive d'inerzia. Sapete che cos'è l'inerzia? È una forza che però avrà una fine. Finito quella forza, la biglia si ferma. San Mauro ci indica una strada. Più che farci spingere da una forza, essere noi forza che spinga veramente questa locomotiva, che spinga tutte queste carrozze in una difficoltà sociale che si chiama spopolamento, mancanza di giovani, mancanza di, guardate, veramente di energia. Noi dobbiamo veramente chiedere con tanta forza al Signore di farci uscire da questa depressione sociale per essere noi forza che dia veramente un insight, un'illuminazione per il nostro tempo e vivere felice anche nei nostri piccoli borghi che, come vedete oggi, diventano veramente un'oasi di pace e soprattutto un punto di ritrovo di fratelli che vogliono condividere insieme la stessa strategia del bene. Va bene? Vi auguro veramente, Marco, auguri di questa bella festa che oggi avrà poi la sua apoteosi con la presenza del Vescovo alle 17:30. Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori e di maestri, testimoni coerenti del Signore Gesù, unica vera guida dell'umanità. Chiediamo al Padre di moltiplicare i suoi interventi misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Diventate sacerdoti per un attimo. Per la Santa Chiesa il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ministri e ordinati, la certezza che il Signore sempre opera insieme con loro, li afforzi nell'impegno dell'evangelizzazione e nel generoso servizio alle comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i poveri e i sofferenti, per gli anziani e i malati, in particolare per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera attraverso la sollecitudine dei pastori e dei fedeli, sperimento la provvidenza del Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie, chiese domestiche, siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi riuniti intorno alla mensa eucaristica, la testimonianza dei pastori che ci hanno sostenuto nella vita di fede e ci aiuti a crescere nella concordia e nella fraternità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che riveli nei tuoi servi fedeli, e in San Mauro Abate, concedi a noi di comprendere il messaggio di santità che ancora oggi trasmetti al cuore della Chiesa e del mondo, per Cristo nostro Signore. Yeah.
salvezza. Vengo per te che appoggi il bisogno di salvezza. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. A noi che veniamo al tuo altare, o Signore, dona il desiderio del bene che infiammò il santo abate Mauro, perché possiamo offrirti il sacrificio con ardore di carità e purezza di cuore. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Mauro Abate. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, i
i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Mauro, Sabatina, Anna Maria e Fiorenza. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Mauro Abate nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e lode per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù il Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo un gesto di festa e di fraternità. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di sorvolare la parola e la forza rossa.
Preghiamo. Rinnova, Signore, i nostri cuori con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, perché sull'esempio del santo abate Mauro, gustando le cose del cielo, non quelle della terra, possiamo comparire con Cristo nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo Don Aniello per la sua presenza, per aver celebrato la messa in occasione della festa di San Mauro Abate. Sapete che Don Aniello è parroco a Montano Antilia, Laurito e Alfano, nonché poi anche nostro rappresentante di questa zona pastorale della diocesi, che si chiama Velia Mingardo. Quindi nell'ambito della nostra diocesi Don Daniele è una persona importante. Sì, all'elicottero. Era giusto che venisse lui a celebrare la festa, per la festa di San Mauro. Così come ringrazio anche Don Valeriano, che si è messo a disposizione per celebrare il sacramento della confessione, e ringrazio anche Don Rosario, che pure conoscete, Don Rosario Chirico, che ha celebrato la messa stamattina alle 9. Ringrazio l'amministrazione nella persona del vice sindaco Loredana Forte. E Don Aniello nell'omelia ci invitava, per vivere bene o provare a vivere bene con l'altro, innanzitutto a guardare verso l'alto, quindi verso il Signore, immagino. Noi ci fermiamo un po' prima questa mattina, provando a guardare verso l'alto, sembra che non piova, quindi azzarderei a fare anche la processione. Quindi anche chi deve portare il santo, subito dopo si mette magari a disposizione come al solito, quindi vi ringrazio già in anticipo. Ora con la benedizione concludiamo la messa di questa mattina. Detto che mo ci vuole l'elicottero per arrivare nelle nostre parrocchie da Vallo, perché noi siamo obbligati a stare a Vallo per motivi di esercizio pastorale, però qua sei più fortunato, basta che vai per il remitimo, mi ricordo. Quindi ho ricucito i ricordi di quando i miei potevano venire qui, eccetera. Adesso faccio anche le loro strade, proprio. Vi ringrazio per questa bella accoglienza, anche a nome di Don Valeriano, che è lì, che ha ascoltato le confessioni. E poi, come tutti i parroci di montagna, guardiamo verso l'alto sperando che potete, fare la processione, perché è sempre così in questi giorni. Sì, vengo pure io, voi vi avviate e io dietro, il pastore avanti e io poi chiudo la fila, va bene? Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione e rispondete Amen alla triplice invocazione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Mauro Abate, patrono della nostra comunità parrocchiale di San Mauro la Bruca, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Mauro Abate la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Mauro Abate ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi rende capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, amore, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e con gioia andiamo in pace. Thank you.
che siete in pochi, è meglio che vi dividete a portare la statua, così fate meno sforzo, piuttosto che portare il fabbio. Consiglio mio.